stazione. La SAD, la squadra antidegrado di odierna Costituzione, è una squadra a composizione variabile e avrà una consistenza numerica che sarà determinata dalle esigenze nascenti dai servizi che vengono programmati. Andrà dalle 2 alle 6 unità per turno, secondo le attività che ci sono da svolgere, mentre il distaccamento sarà presidiato su 2 turni, sia in fascia oraria antimeridiana che in fascia oraria pomeridiana e serale. Diciamo ci sarà una particolare preparazione per il corpo che sarà qui, vista anche la criticità. Sì, noi garantiamo a tutto il personale appartenente al corpo una preparazione anche sotto il profilo dell'autodifesa e delle tecniche di intervento operativo. Non sono armati, giusto? Ancora non c'è la... Noi, il nostro corpo è armato in parte. Abbiamo solo alcune unità abilitate all'armamento, ma la progettualità è di incrementare nel tempo il personale abilitato all'uso dell'arma. Il personale che sarà qui quindi sarà armato oppure? Il personale che sarà qui sarà comunque dotato degli strumenti di autotutela previsti dalla legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione, e quindi sarà il bastone distanziatore così come è stato individuato dalla legge e dal regolamento regionale. Anche la notte quindi sarà, oppure la notte sarà chiusa? La notte non sarà chiuso il distaccamento. Nel momento in cui riusciremo ad avere lo sblocco dei progetti di potenziamento dei servizi di sicurezza urbana, sia comunali che quelli regionali, perché riguardano proprio i servizi notturni, saremo ben lieti di potenziare anche il servizio in queste fasce orarie. Quindi comincerà il pattugliamento alle 8? A che ora inizia il turno? L'orario iniziale in via ordinaria sarà dalle 8 alle 14 e il secondo turno dalle 14 alle 20, salvo che il tipo di servizi non richiedano orari differenti. Diciamo il nodo intermodale poi funziona tantissimo di notte per i vari pullman, anzi soprattutto diciamo poi le ore principali sono quelle dalle 5 alle 7, no? Ripeto, se si sbloccheranno i fondi comunali e regionali per il potenziamento dei servizi di sicurezza urbana saremo ben lieti di prolungare l'orario. Per quanto riguarda il premio anche appena ricevuto, che cosa può dire e come si sente? Dico che è stata sicuramente una soddisfazione ed è un premio che diciamo, è rivolto proprio al corpo nella sua completezza, andando oltre la squadra che con estrema professionalità ha svolto un'attività di indagine in materia di polizia giudiziaria veramente di alto livello. L'operazione è stata veramente importante perché ha riguardato proprio la tutela del consumatore sotto il profilo della genuinità degli alimenti e quindi abbiamo avuto la soddisfazione di poter sottrarre al consumo umano grosse quantità di alimenti che presentavano veramente dei livelli di criticità sotto il profilo appunto del consumo. Un'ultima cosa, il gabbiotto è un po' il bersaglio, che cosa può dire? Insomma? La postazione fissa è se ne pente, un diciamo. Utile ausilio per lo svolgimento delle attività di servizio, perché è asservita specialmente al personale che svolge attività lungo il viale 24 maggio, quindi non è un duplicato rispetto a questo distaccamento, che è un vero e proprio distaccamento con anche uffici, ma ha una funzione diversa, cioè è un punto di supporto per il personale che pattuglia viale 24 maggio e continuerà a svolgere questa funzione egregiamente, forse anche in maniera ancora più funzionale. Per ridare decoro a questo quartiere che è stato fatto, io vorrei ricordare com'era l'ingresso della ferrovia, della stazione con la fontana spenta, i fari erano spenti, i fari quelli alti, c'era tutto il viale della stazione con i rami degli alberi che toccavano il marciapiede. Abbiamo intensificato la polizia, abbiamo fatto quotature, abbiamo letteralmente fatto sentire la presenza per ripristinare il decoro in questo quartiere. Se ci aggiungiamo anche le videocamere, che non è competenza del comune ma è competenza del Ministero dell'Interno, ecco, uno può comprendere
quando è stato il sacrificio del comune per cercare di innalzare la percezione di sicurezza, e questo presidio, ulteriore presidio, che sarà l'avamposto di legalità, proprio perché i cittadini si devono rivolgere a questo punto di ascolto, e dove troveranno una nuova compagine, una nuova squadra destinata proprio a combattere il degrado. Quindi sarà chiamata una squadra antidegrado, proprio perché quello che è la richiesta non è tanto dei reati che si consumano in questo quartiere, ma la presenza di extracomunitari che molte volte creano con anche atti tra virgolette osceni un alto tasso di degrado.